basta con sta musica! Non se ne può più! Così avrei capito con chi hai a che fare. Non muovetevi! Tutto vale, ma pure su a Milano è così. Beh, a Milano era più il tempo che si stava sdraiati che quello che si lavorava. Però c'era la moquette, era più confortevole. Amore, devi sbrigarti, non ne posso più. Trova una casa, una capanna, quello che ti pare, ma sbrigati. Dobbiamo sposarci al più presto. Perché sei salito sull'autobus? Dove vuoi andare? È suo quel cane? No, no, Gaetano! Gaetano! Beh, che ne dice, le piace? Che cosa? La villa, naturalmente. Ma la villa da 250.000 lire al mese senza deposito? Certo. Mi dica la verità, c'è sotto qualcosa? Beh, tanto vale che glielo dica. La casa è stregata. Guarda, io sono mesi che cerco casa, mi sono ridotto a vivere in macchina col cane. Per cui verrò a vivere qui. Qui là! Ma davvero soltanto 250.000 lire al mese? È stato un colpo di fortuna. E il cane? Il cane che parla? No, il cane è intelligente, capisce tutto ma non parla. È un'invenzione di Giorgio. Eppure lui ha parlato. E che cosa ha detto? La prima volta in automobile ha detto che i cani non parlano. E lei perché è ingessato in questa maniera? Ho fatto un tuffo in piscina mentre stava andando via l'acqua. E il cane parla. Le unghie le tagliamo domani, eh? Avanti, allora. Tu che sai tutto, dimmi chi ha scoperto l'America. Pusso stato Frank Sinatra. Vedi che non lo sai, pistola! Cristoforo Colombo! E come si chiamavano le navi? La Nina, la Pinta e? La Santa? Santa Maria Capuavetere, o paese Patam. Allora, ragioniere, fuggiremo insieme? Sì, certo, fuggiremo a Rovereto. Non t'annoiavi certamente mentre l'aspettavi, eh? Oh. Madonna, che freddo! Giorgio, che succede? Succede che non siamo riusciti a fregarlo. Che strano, mi sembra di esserci già stata. Tu ci credi la metempsicosi? Che cos'è, una specie di bronchite?